Noi ci proviamo ogni sera con l'ausilio dei nostri ospiti che vengono a trovarci a raccontare il territorio, che significa non soltanto Roma ma tutto ciò che la circonda, le tante bellezze dal punto di vista paesaggistico, anche archeologico, architettonico, che abbiamo nella nostra regione Lazio. Oggi sono particolarmente fortunato perché ho qui al mio fianco un'istituzione. Andiamo a presentare l'Associazione Culturale Flumen, che si occupa proprio di divulgazione nel campo dei beni culturali e va ben oltre le mura aureliane, insomma, ben oltre la città eterna. Sono ancora più fortunato perché posso parlarne direttamente con il presidente fondatore di questa associazione, Gabriele Rossoni, archeologo. Buonasera, buonasera, ben trovato. Tra l'altro, piacevole scoperta, ogni tanto mi capita di parlare con gli archeologi, lui è proprio quello che io cercavo da tempo, l'Indiana Jones. Passami questa sì. Definizione, perché tu ovviamente con l'associazione ti muovi anche in Italia, ma fai attività archeologica territori... Vengo dall'ambito archeologico, sì. della ricerca, ho fatto 22 anni di attività archeologica da campo. Sì. L'archeologo vero, sì, tra virgolette, è quello che si sporca, perché è quello che fa lo scavo, quello proprio pala, piccone e cariola, deve fare il buco per trovare. Naturalmente questa è l'immagine, quella che hanno tutti, poi in realtà l'archeologia è un lavoro scientifico, certo, di molto metodo, può essere molto noioso, non è che arrivi subito, immagino, al tesoro. Certo, bisogna avere molta pazienza. Indiana Jones che dice, perché io ho svolto gran parte della mia attività, esatto, nei paesi medio orientali, per cui un po' quelli gli ambiti che si vede nel film famoso, però insomma, esatto. La figura dell'archeologo è una figura che affascina molto il, sì, pubblico in genere. Sì, sì, sì. Ma guarda, i bambini, e poi arriviamo all'associazione della mia generazione, quindi io sono della fine degli anni 80, quindi i miei coetanei, noi da bambini, a parte il calciatore, tutti vogliono fare il calciatore, quasi tutti, io no, però voglio fare il calciatore, però quando avevo 5-6 anni sarà stato anche un po' l'influenza del periodo dei vari Jurassic Park, volevamo fare tutti o il paleontologo o l'archeologo. Erano proprio, cioè, prendevi un bambino maschio tra i 5 e gli 8 anni, che vuoi fare? 9 su 10 ti rispondevano queste due cose. Comunque andiamo a conoscere l'associazione, che è dal 96 che opera in termini appunto di divulgazione nel campo dei beni culturali. Spieghiamo anche questo nome, Flumen. Allora, Flumen intanto è flume in latino, sì, è legato al logo della nostra associazione, che è una statua del dio Tevere, per cui il dio Tevere è rappresentato, questa statua che sta a Louvre tra l'altro, l'originale, quindi è il dio Tevere sopra al Flumen, cioè in realtà è un'organizzazione che, benché si occupa, lavora in ambito internazionale, però è di Roma e quindi ha il dio Tevere sopra il Flumen, che è quindi il termine latino di fiume. Ok. Questo è. Oh, la divulgazione, come sai bene, si può declinare in tantissimi modi. In questo caso si può direttamente andare a fare visite sui posti, piuttosto che organizzare dei meeting, delle conferenze, sì, 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 dei dibattiti. Voi? Allora, quello che facciamo è raccontiamo, quindi partiamo dagli studi che tutti io e tutti i miei colleghi sono tutti laureati, plurilaureati in materie archeologiche e storico-artistiche, e raccontano la propria materia al pubblico, quindi quello che si dice in francese la chiamano la mediazione culturale, quindi sì, mediamo il rapporto fra il bene culturale, che può essere in ambito cronologico dalla preistoria all'arte contemporanea, e lo raccontiamo nei vari modi, tutti i modi possibili, attraverso visite guidate, attraverso viaggi, attraverso conferenze, attraverso cicli di lezioni, oppure anche attraverso altri mezzi che sono, può essere quello radiofonico, può essere video, certo, audioguide multilingue, dipende, insomma, questo, non abbiamo limiti né di argomenti cronologici e né di età, perché lavoriamo pure anche in questi anni con anche bambini piccoli, fino alla terza età. Infatti ti stavo per chiedere chi è il pubblico. Il pubblico, il, allora, target più o meno. Il target è un target di persone comunque molto curiose, che amano passare il proprio tempo, che può essere anche un'ora, due ore, fino a una serie di giorni, a parlare, ad approfondire argomenti di cui stiamo parlando. E la cosa interessante a livello sociale è che non è tanto, cioè che la maggioranza delle persone che usufruisce della fruizione culturale è femminile. È così, cioè il genere è un genere femminile soprattutto, quindi capita molto spesso di fare dei viaggi bellissimi e anche avventurosi. Ci siamo posti il problema, non è che facciamo cose troppo da femmina, tra virgolette, e quindi anche facendo cose come spedizioni nel deserto o nelle steppe della Mongolia, mamma eccetera, mia, la donna ancora più scatenata partecipa e il maschio rimane
a casa, non so, a vedere la partita, probabilmente, non lo so. Ma non mi sorprende più di tanto. Quindi molte cosa, donne, sì. Allora la fruizione culturale è femminile, questo è molto interessante, e lo dico, ho uno spaccato, uno scenario di, oltre gli anni di Flumen, anche quelli precedenti, un 30 anni e così. Caspita, per esempio nelle steppe della Mongolia dove si va a dormire? Nelle yurte. Nelle yurte, quindi nelle tende mongole, bellissime. Okay. E le signore sono interessatissime a questo. Oppure siamo andati anche nei deserti della Libia, dell'Algeria, anche lì è bellissimo. E le signore sono entusiaste di fare, signore, insomma, le donne che vi partecipano, di fare spedizioni in jeep. Questo abbiamo fatto molti, in questi 21 anni di attività abbiamo fatto molte di queste cose. Senti, invece in Mesopotamia come vanno le cose? In Mesopotamia, ahimè, sono aree difficili, ma sono sempre state difficili quelle aree. Proprio in questi giorni ho fatto personalmente una conferenza dedicata a Petra e raccontavo alle persone che sono convenute in questa conferenza come in realtà sin dai tempi storici sono luoghi complicati, molto complicati. Per cui la Mesopotamia, i miei colleghi mi chiedono di organizzare cose giù in Iraq, dicono forse non è ancora il momento. Non so ancora quando sarà il momento, è pur vero che poi arriverà il momento, perché per esempio adesso si fa belle attività nell'ex Jugoslavia, nei Balcani, che sì, sappiamo bene che negli anni 90 era un disastro. Ancora adesso non se la passano benissimo. Non tra so loro, bene, eh? Però è una zona, si può fare tranquillamente dei, certo, bellissimi viaggi nelle aree, sì, balcaniche, in Albania, in Croazia, luoghi che 20 anni fa e più erano impraticabili. Quindi tornerà probabilmente anche l'Iraq e la nostra amata Siria, dove io ho lavorato tanti anni, tra l'altro. Molto bene. Che adesso non è minimamente frequentabile. Certo, certo. Però, insomma, per gli appassionati potete anche recarvi a Berlino, c'è il Pergamon, per visitare le porte di Babilonia, sì. Una gita che consiglio. Assolutamente. Insomma, andare, a Berlino credo che siamo tranquilli oggi, no? Si sa mai. Io in genere quando mi chiedono questo Berlino, io rispondo fino a prova contraria. Però certamente i grandi musei che sono, sì, stati la vetrina del colonialismo occidentale, quindi l'ho citato Berlino, aggiungiamo British e Louvre, sì, la, certo, triade così. Insomma, devo dire, se magari uno ha un'idea negativa del grande museo coloniale che raccoglie le cose di tutti gli altri, è pur vero che adesso, se veramente, meno male che ci sono, così te le vai a vedere le cose di Babilonia, la porta di Ishtar di Babilonia, te la vai a vedere a Berlino. Meraviglioso. Sublimi, sublimi, assolutamente. Gabriele, è stato veramente un grande piacere averti qui con noi a Live Social. E allora, a proposito di divulgazione, facilissimo per andare a curiosare, saperne di più, sbirciare sul web, c'è il sito www.flumen.it oppure pagina Facebook Associazione Culturale Flumen, immagino anche per essere un po' aggiornati, certo, su tutti gli eventi che andate organizzando, ricordandosi che non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. Grazie. Grazie a te. Gabriele, è stato un piacere averti con noi. Andiamo avanti, tra poco nuovi ospiti e intervista. Adesso piccola brevissima pausa per il sottoscritto, ci ritroviamo tra poco. Il video è presentato da GSC Scarl.